Ti piace la parmigiana? E pure a me. Ma tu lo sai adesso che cosa ho fatto qui? Ho sostituito le melanzane con le patate. Quindi è venuta una parmigiana di patate che è ancora bollente, voglio, quindi bisogna fare attenzione. Guardate qua, si vedono proprio le patate all'interno. Guardate qua com'è bella, mamma mia. Oh, io adesso aspetto che si raffredda e me la vado a mangiare. Tu nel frattempo vediti il video. Com'è bella. Allora, come prima cosa, prendete delle patate, riempite una pentola con l'acqua, mettete il coperchio sopra, accendete e facciamole bollire. Naturalmente fermiamo la cottura quando con uno stecchino riusciremo naturalmente a infilzare la patata facilmente. Quindi facciamo le prime bollire. Nel frattempo che le patate si cuociono, ragazzi, andiamoci a preparare una bella salsa di pomodoro. Quindi mettiamo in una padella o in una pentola un pochettino di olio extravergine d'oliva con un po' di cipolla tritata. Facciamo rosolare per bene la cipolla. Cipolla ben rosolata, passata di pomodoro, quella buona. Ce la mettiamo all'interno e facciamo cuocere. Naturalmente, come faceva la nonna, recuperate con un poco di acqua quello che rimane nella bottiglia di pomodoro, tanto basilico, un pizzichino di sale all'interno, giriamo tutto, coperchio sopra e lasciamo cuocere 20 minuti. Patate cotte, pomodoro cotto, siamo a metà opera. Allora, le patate adesso che sono cotte e sono fredde, togliete naturalmente la buccia. Quando poi sono fredde sono anche più facili da tagliare. Allora, io me li vado a tagliare a rondelle così, vedete, non sottili ma neanche tanto duri. Cioè, questo spessore qua, secondo me, sono perfette. Tagliate tutte le patate, mo ci prepariamo il resto degli ingredienti. Allora, una bella manciata di parmigiana grattugiata. Sì, una pianta di basilico e poi nella parmigiana, voglio, voi ci potete mettere o la mozzarella o il fior di latte o fate come faccio io, la provola in filippella. E allora la provola prendiamo e ce la tagliamo a cubettini, tanto bella e tanto sfiziosa e con tanto amore. Allora, ci abbiamo tutto, mo prendete una bella placca e adesso cominciamo con uno strato di pomodoro. Patate a copertura del primo strato. Dopodiché mettiamo sale e pepe quanto basta. Provola a sentimento universale. Tanto, ma tanto basilico, perché ci vuole nella parmigiana. E tanto, ma veramente tanto parmigiano grattugiato dappertutto, eh! E ora rifacciamo il secondo strato, identico a come abbiamo fatto con il primo. Quindi, un'altra volta, pomodoro. E quindi, ricapitolando, patate, sale, pepe, basilico, provola, un'altra vagonata di parmigiano tanto bel. Rifacciamo di nuovo il terzo ed ultimo strato, proprio identico. E a chiusura metteremo solamente un'altra volta un poco di salsa di pomodoro. Ma ve lo faccio vedere, comunque tre strati lo facciamo. Completata l'opera, ora forno preriscaldato 180 gradi. Voglio, ma timmalo, ho veramente tanto bello in forno e vedo come esce. Ecco qua, e dopo 30 minuti, guardate che com'è bello, assomigliano alla parmigiana di melanzane che noi tutti conosciamo. Però mo aspettiamo 10 minuti e poi andiamo a tagliare. E purtroppo, per fare comunque il video veloce, vaiù, sono costretto comunque a mangiarle adesso che sono un po' lenti, perché state a sentire a me, fatela raffreddare almeno un paio d'ore, ok? Che almeno, no, un paio d'ore no, fatela raffreddare almeno un'oretta, così ve la mangiate non tanto bollente. Perché poi è bello quando poi vi esce proprio la fetta bella, riposate tutto. Io comunque, vaiù, comunque vada, un pezzo di patata ce l'ho, mozzarella ce l'ho, anzi provola ce l'ho. E voglio che sia bollente, ma la patata bollente.
Voglio un fenomenale. Gianni Polverino, fammi sapere se ti è piaciuta questa ricetta, perché abbiamo parlato insieme. Parmigiana di patate. A fine romano.